Ovviamente il libro che citavi è uscito non molti mesi fa, insomma l'anno scorso, e si intitola Antropologia degli alieni per Yume Edizioni ed era un lavoro su cui ho raccolto materiale per molti anni, per cui ho cercato insomma di vedere sotto vari aspetti quello che è appunto l'antropologia degli alieni, cioè come gli alieni, esseri di altri pianeti sono stati visti e, nel corso delle epoche, nel corso del tempo, da civiltà anche più antiche, fino poi nel libro arrivare anche ai tempi moderni con teorie veramente interessanti che però, diciamo, non hanno l'audience che molte altre più importanti, insomma, portate in palmo di mano possiedono. Per cui è un percorso storico e anche direi antropologico e scientifico, storico perché ho cercato di vedere un po' come le principali religioni del pianeta abbiano nel corso dei secoli e dei millenni affrontato la questione chi lo ha fatto. Quindi spaziamo dall'India in cui la possibilità di mondi abitati è sempre stata considerata vera e valida, ad altre realtà molto più vicine a noi, come lo stesso cristianesimo, in cui fino almeno all'anno 1000 ci sono stati diversi, per non dire tanti pensatori, che hanno parlato di altri pianeti abitati e della possibilità di vita nel cosmo, ma che per ragioni, chiamiamole, di Stato e di poteri superiori, ovviamente poi sono andati a finire sotto il termine di eresie. Così come dall'antica Grecia, Democrito e Leucippo sono stati i primi e Giordano Bruno non è stato certamente l'ultimo, ma è stato uno dei più grandi personaggi che con il De Infinito Universo et Mundi ha aperto un enorme dibattito insieme alla Chiesa Cattolica. E venendo appunto ai nostri giorni, ho visto e cercato anche di analizzare come grandi studiosi della storia avessero così, visto questa possibilità, come dicevo, poi arrivando fino ai nostri giorni, in cui ci sono tante teorie che sostengono, ovviamente ci manca l'evidenza concreta, almeno a livello scientifico, sto dicendo, e ufficiale, ma ci sono una miriade, direi migliaia di elementi che ci portano a dire che sicuramente c'è la vita nel cosmo e sicuramente questi esseri, tanti che pullulano nell'universo, possono avere raggiunto ovviamente anche dei livelli superiori al nostro, non parlo solo in campo spirituale, ma anche in campo tecnologico e quindi giungere, arrivare fino al nostro pianeta. La scienza accademica in campo astrobiologico ha mostrato sempre un certo scetticismo e distacco sul tema ed ha prodotto varie teorie a riguardo, da quelle che vogliono far passare l'essere umano come unico abitante del cosmo ad altre che invece impongono una grande cautela nel ricercare un contatto alieno, non conoscendo le reali intenzioni di questi esseri provenienti da altri mondi. Ecco, dai tuoi studi, come si sta muovendo in questi ultimi anni il mondo accademico? E se hai riscontrato delle maggiori aperture, quindi una maggior possibilità di dialogo e confronto con questa realtà, tra virgolette, istituzionale. Ma se devo dire la mia opinione personale, per me si sta muovendo il mondo accademico, scientifico, come sempre, e a livello personale lo ritengo un po' caotico questo movimento, perché se è vero che da una parte spessissimo leggiamo, non lo so, il Pentagono ha divulgato documenti sugli UFO, ad esempio, perché la vita nel cosmo è anche quello, dall'altra abbiamo subito sulle principali testate giornalistiche o televisive il personaggio di turno che tende a minimizzare o a riportare in un alveo più comprensibile la cosa. La cautela è giusta, è doverosa perché da una parte non c'è una prova diretta, quindi da una parte non abbiamo la prova provata della vita nel cosmo, dall'altra, e qui sto escludendo tutta una serie di individui, soggetti che invece affermano di avere delle prove. Stiamo parlando su un binario scientifico e ci manca questa prova provata. Il discorso però è che ci sono, come si diceva prima, infiniti elementi per sostenerlo e il mondo scientifico però negli ultimi, direi, 20-30 anni, soprattutto grazie anche all'avanzamento delle conoscenze, delle tecnologie, della possibilità di fare nuovi tipi di ricerca, ha prodotto tantissimi studi, tantissimi elementi appunto per capire o cercare di capire come possano essere questi esseri. Negli anni passati si è andati da studi che dicevano, e lo stesso Stephen Hawking ne era un fautore, non dobbiamo prendere contatto con questi esseri perché
possono essere o potrebbero essere negativi. Sì, è una probabilità, però mi dico anche, questo sempre a livello personale, che se fossero così cattivi e ci avessero già trovato, beh, forse oggi non saremmo qui a parlarne. Per cui sì, siamo in un campo ancora molto, un campo ancora poco conosciuto, un campo che deve essere tutto studiato. Ovviamente ci potremmo trovare un domani davanti a qualsiasi tipo, come succede sulla Terra, di realtà fuori dal nostro pianeta. Però personalmente penso che se fossero così cattivi oggi, appunto, non saremmo più qui a parlarne, e così dall'altra parte ovviamente dovremmo trovare gli strumenti, il linguaggio, i metodi giusti per incontrare e per instaurare il primo dialogo con una civiltà extraterrestre. Caso emblematico è quello di Orson Welles che durante una delle puntate del suo sceneggiato radiofonico La guerra dei mondi, andata in onda negli Stati Uniti sull'emittente CBS il 30 ottobre del 1938, scatenò un gran caos in mezza America dopo aver annunciato che erano sbarcati gli alieni sulla Terra. Lo stesso Orson Welles dichiarò pubblicamente: "Furono le dimensioni della reazione ad essere sbalorditive. 6 minuti dopo che eravamo andati in onda, le case si svuotavano e le chiese si riempivano. Da Nashville a Minneapolis, la gente alzava invocazioni e si lacerava gli abiti per strada. Cominciamo a renderci conto, mentre stavamo distruggendo il New Jersey, che avevamo sottovalutato l'estensione della vena di follia della nostra America." Hai avuto modo di studiare il caso e quale opinione hai a riguardo? Beh sì, l'ho studiato, come essendo laureato in psicologia è stata una delle prime cose che mi ha affascinato. L'ho studiato, c'è da dire che è stato riproposto questo scherzo radiofonico, che poi tanto scherzo non è stato, perché nel caso di Orson Welles ci sono stati anche dei suicidi e questo non viene quasi mai detto. Il fatto è che in anni recenti, stiamo parlando dei primi anni 2000, in Portogallo è stato rifatto in maniera ovviamente molto più ristretta e i risultati sono stati gli stessi. Questo cosa ci dice dal punto di vista della psicologia sociale? Che nonostante tutto il cinema di fantascienza, che in qualche modo a ben volere ci ha indottrinato e anche addestrato a questa possibilità, probabilmente, uso il condizionale, forse ancora non siamo pronti a un vero e proprio contatto plateale con esseri da altri mondi. Questa è un'ipotesi. Dall'altra parte non lo potremo mai sapere finché questo contatto non avverrà. Sicuramente le religioni, anche la politica e quant'altro ci hanno tenuto sotto una campana di vetro per secoli e millenni, e questo, in questo argomento specifico, certamente non ci ha aiutato. Orson Welles vale ieri come personalmente per me varrebbe oggi, però penso che soprattutto negli ultimi 10-15 anni l'umanità abbia fatto dei passi avanti molto veloci da una parte e molto importanti dall'altra, quindi solo una minima parte, penso, dell'umanità, per come la conosciamo, si troverebbe magari a reagire, in questo modo, così da attacco di panico a un evento del genere.